Sono già più di 1.000 gli iscritti ai 120 corsi proposti dall'Università dell'Età Libera, pronta a partire col suo 34esimo anno accademico. Ieri il via alle iscrizioni ha subito registrato riscontri importanti su una formula di cultura e apprendimento che continua a riscuotere grandi consensi. A tutt'oggi, quindi un giorno e qualche ora di iscrizione, abbiamo online 790 iscrizioni e in presenza oltre 250, quindi più di 1.000 persone in un giorno si sono iscritte. E tieni conto che ogni corso, ogni iscrizione può significare anche due o tre corsi di frequenza, direi che siamo molto soddisfatti. D'altra parte sono i numeri che noi avevamo pre-Covid. Perché quello spazio temporale del Covid, del post-Covid che ci ha colpito per almeno 3 anni è stato di sicuro ricoperto. Evidentemente c'è anche molta voglia da parte delle persone di ricominciare a occupare in un modo costruttivo il tempo libero che hanno da settembre a maggio, insomma, ecco. E quindi perché si stanno iscrivendo molti anche ai corsi del secondo trimestre, quindi c'è una progettazione, una programmazione del proprio tempo libero e del proprio desiderio di conoscenza in rapporto anche a tutto l'arco temporale dell'anno del nostro anno accademico. Ora sarà inevitabile una saturazione dei corsi più gettonati. Quasi tutti i corsi sono andati a iscriversi. Quindi non ci sono quelli più frequentati e quelli meno. Entro la fine della settimana avremo un'idea molto più chiara di come si sono spalmati.